Il 30 aprile e il 1 maggio a Borghetto, uno dei borghi più belli d'Italia, frazione di Valeggio sul Mincio, si volge colori, sapori e profumi di primavera. La mostra mercato di fiori e arte floreale nello splendido contesto del fiume e degli antichi mulini. Dal 29 aprile al 1 maggio a Pianello Valtidone torna la festa della Galena Grisa, ossia della locale gallina grigia, durante la quale gruppi di cantori girano nelle case raccogliendo in dono uova con cui preparano piatti tipici come la piacentina burtleina, variante salata della crepe. A disposizione altre specialità come vini e salumi DOP della Valtidone. Per la quinta edizione di Little Sicily a Capo d'Orlando dal 29 aprile al 1 maggio si raccolgono tutte le tradizioni più belle della Sicilia che eccelle, esaltando il carretto siciliano e il teatro dei pupi, ma anche la tradizione gastronomica dei Nebrodi e la millenaria storia del Castello Bastione. Dal 28 aprile al 1 maggio a Castagnola delle Lanze si degustano il Barbera e i migliori vini dei vigneti delle colline del Monferrato. L'assaggio dei calici viene accompagnato dalle squisitezze piemontesi degli stand del centro storico del borgo. In provincia di Faenza, a Pieve di Cesato, alla Sagra della Campagna, dal 28 aprile al 2 maggio si cuociono sulla brace castrato, braciole, pollo, salsicce e spiedini, a cui si accompagnano piadina, pizza fritta e bruschette, nonché la dolce conclusione di torte alla frutta e del latte brûlé. Il posto a Milano per una grigliata di gusto è Nordic Grill, in via De Amicis 34, un salotto con camino, una cucina con griglia sempre accesa e una cantina ben fornita. L'atmosfera è intima e rilassante e il menù, oltre agli ottimi tagli di carne, include antipasti di grande varietà, zuppe appetitose, immancabile salmone, proposte vegetariane e dolci fatti in casa. Nasce da un progetto inedito del 1966 di Gio Colombo, uno dei maestri del design italiano, la linea di imbottiti Cart di D3 Italia, puro made in Italy nello stile futuribile degli anni 60, tornati in gran voga sia nei colori che nelle forme. Alla base di Cart anche un attento studio di ergonomia per il massimo del comfort e un'impeccabile fattura sartoriale. Dalla partnership tra Viticoltori Ponte e Cipriani è nato Bellini Cipriani, versione in bottiglia dell'omonimo cocktail creato nel 1948 da Giuseppe Cipriani all'Eris Bar di Venezia. Ci sono voluti diversi mesi di studi e di assaggi, seguiti personalmente da Arrigo Cipriani, prima di trovare la formula più equilibrata per la produzione e commercializzazione del prestigioso cocktail a base di succo di pesca bianca e prosecco e ideare un packaging di grande impatto all'altezza del nome del mito Cipriani. Il sapore speziato e delicatamente affumicato dello Speck Alto Adige IGP e la deliziosa croccantezza dolce del melone mantovano IGP. Uno dei piatti unici più buoni, completi e sani dell'estate è frutto di questo incontro felice. Da gustare in purezza, magari con mente e grissini fragranti oppure squisite ricette. L'affiatamento di coppia rivela sempre una chimica perfetta.